Parlavo di questo Spezia che in effetti in casa ha costruito finora la maggior parte dei punti, ma che era qualche elemento importante, però è una squadra comunque da rispettare perché dalle modifiche fatte dalla società la sua non migliore. Come pensa di affrontare qualche cosa in questa? Noi facciamo la nostra partita, come sempre siamo andati nei posti. Cercheremo di non dargli la profondità perché è una squadra molto brava a sfruttarla, speriamo di riuscirci, speriamo tutte le volte che possiamo di ribaltargli l'azione e di potergli fare male. Tutto qui. Mister, ritorniamo alla sua scoperta, Greghi, che ovviamente a sinistra sarà stata stanca, una squadra che punta molto su di lui e su di lui ha fatto diverse partite. Ma credo che il Reche sia forte, però devo premettere una cosa, questa è una scoperta di Trinchera, non di Braglia. Braglia l'ha fatto venire fuori, l'ha fatto giocare, ma la scoperta io non lo conoscevo, lo conosceva Stefano, ha avuto fiducia e l'ha presa. Io, Davide, gli auguro il meglio di tutto quello che gli può regalare questo mondo, però dalla domenica successiva. Sarà una gara. Mister, vabbè, lei non ne ha viste tante, questa squadra di Cosenza è una squadra che comunque lotta sempre, lo ha dimostrato questo campionato. È difficile gestire quando si arriva a due vittorie consecutive, a gestire il gruppo e ad arrivare a prestazioni, alla continuità di prestazioni che ci sono state Io mi auguro di continuare a fare risultati, mi auguro che continuino a lavorare con questa voglia che ci mettono tutti. Mi dispiace per quelli che stanno fuori, però purtroppo in Serie B c'è solo 3 cambi e viene penalizzato un gruppo ampio come il nostro, come penso un po' da tutte le altre parti. L'ideale era avere 5 sostituzioni come c'è in C, perché poi viene fuori anche qualche qualità di quelli che possano esprimersi meno in questo momento. Però dobbiamo prendere atto e far lavorare la squadra come sta facendo e chi entra deve andare ancora più forte di chi gioca. Buongiorno mister. Partita tattica tipo Crotone, ci possiamo aspettare così? Ma noi a Crotone siamo andati a giocarci la partita, sono loro che si volevano tirare fuori. Noi siamo andati a giocare, era una partita per noi molto importante, difficile, e l'abbiamo affrontata nel modo in cui ci ha concesso anche il Crotone, tutto qui. Poi siamo stati bravi a indirizzare la partita per il verso giusto, portando a casa 3 punti importanti. Vediamo se c'è una domanda, bravo. E partirà probabilmente con i due mediani o eventualmente con un centrocampo a 3, considerato che loro giocano con 4-3? Sì, ma può darsi noi giochiamo con i due mediani, può darsi che giochiamo con i 3, ancora ultimamente stiamo portando avanti un po' questi due discorsi, ma si può giocare anche 4-3-1-2 come abbiamo fatto un po' ieri, perciò vediamo quello che ci dirà poi in avvicinamento alla gara. Mister, faccio una domanda che c'è da poco con il Cosenza, però essendo tu un toscano, stasera c'è una sfida a Juve Inter con due toscanacci in panchina. Allegri. Mi hai risposto già? Allegri. Perché? Perché secondo me, prima di tutto, è più sincero, più vero. È sempre piaciuto molto di più. Per come si pone, fa sembrare che il calcio non sia una fine del mondo, ma una cosa molto semplice, come penso anch'io. Perciò mi ci avvicino di più. Perfetto. Mister, io non ho una presenza. Su questo processo di maturazione della squadra, pensa che la trasferta di La Spezia possa essere forse la prima in cui si va con meno timore di preferenziare della categoria e con più consapevolezza dei propri mezzi? Ma noi, a parte Cittadella, dove si voleva fare una gara e poi ci si è capito niente, qui la colpa è più mia che degli altri, poi abbiamo sempre cercato di fregarsene degli altri e di fare quello che siamo capaci di fare, perché tanto se aspettiamo gli altri ne buschiamo, perciò noi proviamo a fare la partita, a cercare di fare cose che possano dare noia agli altri, che
che sono gli avversari, e poi alla fine vediamo il risultato. Altre domande? Io, l'unica. Torna Maniero, disponibile dal primo minuto, c'è qualche ballottaggio qui davanti, o c'è una maglia assicurata a questo giocatore? La maglia assicurata, per come ha giocato, ce l'ha Baez. Poi gli altri vediamo. Bisogna vedere le prestazioni, no i nomi almeno. Poi Riccardo non stava facendo male, ma Baclay ha fatto bene. Vediamo, ci può essere anche che fa uno un'ora e poi entra un altro quando inizia a calare. Vediamo, perché sono giocatori importanti per noi, ci stanno dando la mano e dobbiamo scegliere per il meglio. Grazie. Prego. Grazie a tutti. Grazie.